Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Come da titolo, oggi sono qui per parlarvi di Wondershare Filmora, programma di editing video del quale l'azienda mi ha chiesto un'opinione. Programma con un'interfaccia moderna, semplice e intuitiva, come possiamo vedere. Abbiamo la classica timeline, il monitor di anteprima e tutta una serie di voci inerenti, titoli, transizioni, effetti, elementi da poter inserire all'interno del nostro progetto. Ma andiamo con ordine. Allora, partirei per analizzare questo Wondershare Filmora naturalmente dalla timeline, all'interno della quale possiamo sistemare ovviamente le nostre clip video e audio e andarle a modificare. Possiamo sia nascondere una traccia, oppure bloccare una traccia in modo di effettuare modifiche sulle altre senza che questa venga influenzata da tali modifiche. Col tasto destro, oppure cliccando qui a sinistra, possiamo aggiungere tracce audio e video, eliminare tracce vuote, ad esempio, è una funzione molto comoda, vedete, per pulire un po' la timeline, per così dire, e possiamo anche regolare l'altezza delle tracce. Qualora ne avessimo tante all'interno della timeline, impostando una dimensione più piccola, possiamo avere un maggiore ordine all'interno del nostro progetto. E naturalmente abbiamo il cursore per spostarci all'interno della timeline, cursore sul quale è presente anche lo strumento di taglio. Vedete, basta tra l'altro cliccarci sopra per andare a tagliare le nostre clip e il taglio influenza tutte le clip su tutte le tracce presenti appunto al di sotto, sopra questo cursore. Mentre invece se vogliamo tagliare una singola clip bisogna selezionarla e andare a tagliare. E, tra l'altro, qui se ci posizioniamo con il mouse, vedete, trascinando a sinistra e a destra, andiamo a diminuire o aumentare lo zoom all'interno della timeline e ve lo faccio vedere subito. Cliccando qui possiamo far sì che possiamo visionare l'intero nostro progetto. Funzione molto comoda. Questi sono i tasti per annullare o ripetere le modifiche, il tasto per eliminare la clip selezionata. Questo è naturalmente lo strumento di video, vabbè, taglierina, classico strumento per tagliare la clip. E poi abbiamo questa funzione ritaglia davvero molto comoda. Adesso la applico a questa clip perché vi faccio vedere tra poco. Allora, innanzitutto possiamo, vedete, ritagliare il nostro video anche tramite una serie di preset. Per esempio qui abbiamo 16 noni, 4 terzi, 1 a 1, eccetera, eccetera, ma possiamo anche personalizzarlo come più preferiamo. Ecco, vedete, ho effettuato il taglio, ma non solo funzione di ritaglio, ma anche la possibilità di introdurre del movimento. Vedete, cliccando qua su panne zoom, abbiamo due rettangoli, uno più grande e uno più piccolo. In questa modalità, quello più piccolo rappresenta l'inquadratura alla fine del movimento, mentre invece questo più grande, vedete qui in basso a sinistra, c'è scritto inizio. Naturalmente noi possiamo scegliere le dimensioni di entrambi i rettangoli, possiamo partire magari qui dall'alto e andare a concludere il movimento sui nostri due soggetti, magari così. Facciamo play. Ed ecco l'anteprima del movimento. Semplice e veloce. Naturalmente poi abbiamo una serie di movimenti preimpostati, come ad esempio l'inizio largo e la fine stretta, oppure l'inizio stretto e la fine larga, il movimento da sinistra verso destra, da destra verso sinistra, eccetera, eccetera. Diciamo che questa l'ho trovata una funzione davvero molto, molto comoda per avere un movimento, per impostare un movimento all'interno della clip in modo rapido e semplice. Andiamo avanti, dopo troviamo l'opzione velocità, quindi possiamo andare a diminuire o aumentare la velocità della nostra clip. Dobbiamo sempre tener conto comunque degli FPS che abbiamo utilizzato per girare una clip. È chiaro che se abbiamo una clip a 25 fotogrammi al secondo non possiamo fare uno slow motion. Comunque qui volendo abbiamo la possibilità di rallentare, velocizzare, rimandare a velocità normale, creare anche un fermo immagine. Vedete?
cliccando su fermo immagine, mi si crea nella zona grigia della clip. Tutto questo è fermo immagine. Vabbè, naturalmente l'ho applicato su una clip quasi ferma comunque. E avete notato che mi è comparso un avviso qui: riduci la qualità di riproduzione per aumentare le performance. Adesso io qui ho impostata metà della qualità originale del file in riproduzione. Qualora il vostro PC fosse un pochino lento, facesse fatica nel visualizzare l'anteprima del progetto, noi possiamo, potete impostare, ecco, vedete, intero, abbiamo la qualità originale in riproduzione, mentre invece possiamo poi dimezzarla, portarla a un quarto, un ottavo, un sedicesimo. È chiaro che più è bassa, meno il PC fa fatica, ma se noi facciamo play con l'anteprima un sedicesimo, vedete che è difficile da valutare la qualità finale del lavoro. Io lo lascio a un mezzo, ora io la lascio a metà, ok? Dicevo, fermo immagine nelle opzioni della velocità, andiamo un po', ok, annulliamo. E possiamo anche mandare la clip all'indietro, questo per quanto riguarda le opzioni della velocità. Poi abbiamo il pannello della correzione del colore, della corrispondenza colore. Corrispondenza colore, praticamente noi andiamo, possiamo applicare una color di una clip a un'altra. Ad esempio, vediamo un po' qua. Questi rami, facciamo, scegliamo il frame, clicchiamo su abbina e vedete che questa color è stata applicata a quest'altra clip. Certo, naturalmente non è una funzione che ci permette di avere il controllo totale su queste modifiche. Possiamo, volendo, aumentare o diminuire l'opacità di questa azione. E poi comunque, una volta cliccato su avanzate, sì, possiamo andare a fare le nostre regolazioni un po' più precise. Infatti qua si apre il pannello di correzione colore avanzata, dove abbiamo sia dei preset da poter applicare alla nostra clip, sia, cliccando su regola, possiamo andare a impostare le singole voci, per esempio il bilanciamento del bianco, oppure i bianchi, le ombre, le luci, i neri, o ancora possiamo agire naturalmente su saturazione e vividezza, e poi applicare delle LUT. E qui in alto abbiamo l'istogramma che ci permette di avere una visione delle nostre modifiche, di come stiamo impattando sulla nostra immagine, piuttosto che lavorare solamente ad occhio, ecco, diciamo. Qui in alto a destra poi abbiamo la possibilità di visualizzare eventualmente le modifiche applicate, vedete, con una visione prima e dopo, in vari modi, sopra e sotto, eccetera eccetera. Oppure, cliccando qui sull'occhio, vedete, possiamo disattivare momentaneamente le nostre correzioni per avere un rapido prima e dopo. Ora io resetto tutto. Naturalmente qui, vedete, cliccando su questi singoli tastini andiamo a ripristinare le nostre modifiche. Perfetto, ok. Adesso arriviamo alla funzione schermo verde, con la quale possiamo naturalmente togliere il nostro sfondo verde quando realizziamo un chroma key, ma non solo lo schermo verde. Tramite questa pipetta possiamo scegliere di bucare qualsiasi colore all'interno, vedete, della nostra clip. Ora io qui, come avrete forse visto, intanto facciamo un po' ripristina, ok. Ho già importato una clip con green screen, è un semplice bottone per l'iscrizione su YouTube, ma tanto basta per farvi l'esempio. Ci mettiamo qua perché poi questa clip mi servirà dopo. Allora, dicevo, clicchiamo qui su schermo verde e vedete che mi ha già applicato l'effetto, perché è impostato il classico verde del chroma key. Vediamo un po' già il risultato, così, senza fare ulteriori modifiche. Perfetto,
Perfetto, naturalmente vedete che nel momento in cui questo bottone compare all'interno della, ecco, vedete un pochino di verde compare e qui abbiamo tutta una serie di, vedete, di regolazioni per andare a migliorare, diciamo, l'effetto del chroma key. Vabbè, comunque una funzione anche questa molto rapida per applicare effetti in chroma key sulle nostre clip. Subito dopo abbiamo la funzione di monitoraggio del movimento e qui mi torna utile. Ah, non era questa la clip sulla quale volevo applicare questo effetto, scusate un secondo. Allora, dicevo, abbiamo la possibilità di tracciare un oggetto all'interno della clip. L'importante è che questo oggetto, ora io prendo per esempio questo logo qua, adesivo, quello che è, deve rimanere all'interno della clip dall'inizio alla fine. Quindi in teoria io devo, per avere un effetto ottimale, devo accorciarmi la clip. Ok. Doppio clic e andiamo su, eccolo qua, monitoraggio, e vedete che compare questo rettangolo con un più al centro, un mirino, chiamatelo come volete. Noi andiamo a inquadrare il nostro oggetto del quale vogliamo tracciare il movimento. Una volta fatto, clicchiamo su inizia il monitoraggio e voilà, ha fatto. Il programma ha monitorato il tracciamento dell'oggetto e siamo pronti per applicare qualcosa qui sopra, una clip, un titolo, eccetera eccetera, che seguirà questo movimento qui. Ora io, per comodità, voilà, mi riprendo il mio bottone per l'iscrizione di YouTube, applico il chroma key, ok, me lo vado a rimpicciolire. Adesso torno sulla clip sotto dove ho tracciato il movimento e sul menu a tendina vedete è comparso il titolo della clip che si trova al di sopra e che voglio tracciare, che voglio che segua il movimento sopra il logo della bicicletta. Non faccio altro che selezionarla. Facciamo una cosa, rallento, anche se questi non presumo siano 50 fotogrammi, esatto, però rallentiamo un po' per vedere meglio l'effetto. Vedete che adesso si vede bene che lo segue. Andando avanti, ragazzi, qui abbiamo il pannello keyframing che ci permette di andare a creare del movimento all'interno della nostra clip. Cliccando vedete che innanzitutto qui è comparso un pallino che mi indica che qui è stato creato, in questo punto della clip è stato creato un keyframe. Quindi da questo momento tutte le modifiche che andiamo ad effettuare saranno registrate dal programma. Ad esempio io vado a zoomare in avanti e a spostarmi in basso a destra, mettiamo caso, e vedete che qui si è creato quest'altro pallino che contiene tutte le modifiche che ho appena fatto all'interno della clip e che andranno a crearmi movimento. Vedete? Chiaro, ora l'anteprima non rende perché l'ho impostata a un quarto. Però, come potete vedere, si è creato movimento e possiamo naturalmente andare anche a spostare i nostri pallini all'interno della clip per decidere quando eventualmente far partire un movimento oppure per accorciarlo o aumentarlo, perché no? Quindi abbiamo svariate opzioni e tra l'altro con questo tasto e questo ora è disattivato perché nel punto in cui sono io prima non c'è alcun keyframe, mi posso spostare cliccando, vedete, da un keyframe all'altro, molto comodo nel quale ne avessimo veramente tanti e fosse complicato spostarsi col cursore della timeline. E facendo clic su aggiungi naturalmente ne creiamo uno nuovo.
e cliccando su quest'ultimo pulsante entriamo nel pannello modifica. Tenendo selezionata una clip, ecco qua che si aprono quattro voci: video, audio, colore, animazione. Animazione è il pannello keyframing che abbiamo appena visto, poi abbiamo il pannello colore nel quale abbiamo il riepilogo delle eventuali correzioni che abbiamo fatto per quanto riguarda il colore, che poi sono le voci che sono presenti nel pannello che abbiamo già visto qui in strumenti colore avanzati. Pannello audio, pannello video, dove adesso cliccando su questa clip nella quale abbiamo applicato il monitoraggio del movimento, se facciamo doppio clic e andiamo nel pannello video, ecco qua che monitoraggio di movimento è selezionato perché abbiamo applicato quell'effetto, quindi eventualmente possiamo andarlo a modificare, e così con tutti gli altri effetti che eventualmente abbiamo applicato alla clip. Il pannello audio, già che ci sono, rapidamente vedete, trascinando il mouse, il cursore del mouse, possiamo andare a aumentare o diminuire il volume della clip. Non solo, vedete qui, non so se si vede, c'è questo cursorino bianco che diventa azzurro, ciano, quando mi ci posiziono sopra. Con questo possiamo andare a realizzare un rapidissimo fade in o fade out sulla traccia audio per andare a sfumare l'ingresso o l'uscita. Quindi molto comoda questa possibilità. E poi sono questi valori che vediamo qui di solvenza in entrata. Vedete che questa è l'entrata e questa è l'uscita. Poi abbiamo anche un semplice equalizzatore per andare a modificare eventualmente le voci di alcune registrazioni, molto comodo. Riduzione del rumore. Tra questo invece è il pannello audio che ci mostra i livelli e sul quale possiamo andare ad agire aumentando il volume della clip, come possiamo vedere. Tra l'altro i livelli audio sono presenti anche qui, facendo un singolo clic, anche quando usciamo dal pannello audio qui rimangono, e facendo di nuovo clic scompaiono. Andando nella parte destra invece della timeline, abbiamo questo tastino qui che ora io non posso selezionare perché ho già fatto l'anteprima di rendering. Qualora avessimo applicato tutta una serie di modifiche, effetti al nostro progetto e volessimo avere un'anteprima fluida del nostro, qualora il nostro computer non fosse in grado di facesse fatica a visualizzare l'anteprima qui nel monitor, noi cliccando qui praticamente il programma va a creare una copia del nostro video, così che noi possiamo visionarlo in modo fluido. È chiaro che se poi cambiamo effetti, ne aggiungiamo qualcuno, ne togliamo qualcuno, dovremmo rifare quest'anteprima di rendering. Poi questo è questo pulsante aggiungi indicatore, tasto rapido della tastiera M, ci permette di andare ad applicare appunto un marcatore sulla clip, vedete, o anche presumo sulla timeline. Esatto, se noi clicchiamo qui posizionamento dell'indicatore sulla timeline, andiamo ad aggiungere un marcatore. Se invece selezioniamo la clip, lo aggiungiamo lì, viceversa anche su una clip audio, presumo. Esatto, molto comodo. E una cosa che non vi ho detto prima, vedete qui questa clip video contiene anche un audio, che poi vabbè, l'audio è muto, non ce n'è, però c'è anche la traccia audio. Eventualmente possiamo andare a scollegare l'audio cliccando qui su scollega audio, vedete che si è staccato l'audio. Questa è una cosa che dovevo dirvi prima ma che mi sono dimenticato. Questo pulsante invece a forma di microfono ci permette di registrare un audio e inserirlo direttamente nella timeline. Anche questa è una funzione che ho trovato davvero molto molto comoda. Qui invece si apre il pannello audio e vedete abbiamo un pannello audio dedicato a ciascuna traccia, anche alla traccia video, perché come abbiamo visto in questo caso l'audio era collegato al video, quindi la traccia video, pur essendo una traccia video, contiene anche audio. Certo, qui è muto, però vabbè, ci siamo capiti. E qui come in un classico mixer abbiamo la possibilità di agire sia sulle singole tracce audio che sul master, quindi su tutte
possiamo agire contemporaneamente su tutto quello che è il risultato audio finale della nostra clip. Qui invece possiamo impostare, vedete, tramite questo diagramma possiamo impostare l'audio della traccia video 2 ad esempio sulla destra, la traccia audio del video 1 sulla sinistra e la traccia audio A1 al centro oppure più a sinistra, a destra. Diciamo che abbiamo svariate possibilità di intervento sia su un ipotetico sistema stereo che surround, quindi che agisca più a 360 gradi, diciamo. Questo è il tasto adatto alla timeline che vi ho fatto già vedere prima, qualora volessimo una panoramica rapida della nostra timeline, clicchiamo lì ed ecco qua tutto il nostro progetto ben visibile. Questo cursore, naturalmente, come potete intuire, ci permette di fare la stessa cosa che possiamo fare tenendo il cursore qui e muovendoci a sinistra a destra, ovvero zoomando all'interno della clip, e qui abbiamo i livelli audio che vi ho già fatto vedere poco fa. Passando invece, ragazzi, al pannello del monitor, abbiamo naturalmente i tasti per avviare e fermare la riproduzione. Questo menu a tendina ci permette di impostare la qualità di riproduzione della nostra anteprima o intera, qualora il nostro computer abbia delle buone prestazioni. Se no, se il computer va un po' a scatti, possiamo diminuire la qualità dell'anteprima del nostro progetto e consentire al computer di mostrarcela in modo fluido. È chiaro che se noi impostiamo un sedicesimo, guardate l'anteprima. Ora metto muto perché dà un po' fastidio. Dicevo, l'anteprima, vedete che non è delle migliori, chiaramente è un compromesso. E poi abbiamo questa icona qui con la quale possiamo eventualmente cambiare il rapporto di aspetto del progetto cliccando su questa icona. Poi ad esempio possiamo impostare il livello di zoom nel pannello di anteprima e spostarci all'interno di esso, naturalmente se dovessimo controllare delle zone in particolare della nostra clip. Possiamo cambiare il rapporto di aspetto del progetto. Con questo tasto invece possiamo catturare un'istantanea della nostra clip. E me la salva in questo percorso che viene visualizzato qui e viene anche, vedete, importata all'interno del progetto. Molto comoda questa funzione. Questo naturalmente è il pulsante per regolare il volume e questo è il tasto per visualizzare a schermo intero l'anteprima della nostra clip. Qui naturalmente abbiamo il time code. Sulla sinistra, ragazzi, invece abbiamo una serie di 7 voci, file multimediali, audio, titoli, transizioni, effetti, elementi e split screen, e vediamoli rapidamente. In file multimediali naturalmente troviamo le clip che utilizziamo per il nostro progetto, sia audio che video. Possiamo poi naturalmente andarcela a organizzare creando delle cartelle, quindi per tenere tutto in ordine. Nel pannello audio abbiamo una raccolta di musica da utilizzare per i nostri progetti. Tra l'altro, una di queste canzoni che ho utilizzato è proprio questa, che nel progetto, nella timeline, ma non solo musiche, anche, come potete vedere, effetti sonori che possiamo applicare alla nostra clip. Possiamo naturalmente, cliccando su importa musica, andare a scegliere noi le nostre musiche, i nostri effetti sonori. Abbiamo poi il pannello titoli che contiene tutta una serie di preset molto molto belli, molto interessanti. Ora io ne scelgo uno a caso, eccolo qua, magari aumentiamo un po' l'anteprima, la qualità dell'anteprima, ecco. Naturalmente lo possiamo modificare il testo, facciamo doppio clic già sul pannello del monitor, vedete, si può già agire qui in modo molto molto rapido. E possiamo anche naturalmente spostare il nostro testo, spostare gli elementi grafici. Oppure, agendo qui, vedete, se agiamo qua sul controllo del gruppo titoli, andiamo a modificare tutti gli elementi del nostro titolo e non solo i singoli, che possiamo modificare cliccando sul singolo elemento.
Naturalmente sulla sinistra si apre un pannello nel quale abbiamo una serie di preset per quanto riguarda i titoli, una serie di stili. Possiamo poi naturalmente agire sul font, sulla grandezza, impostare il grassetto, il corsivo, l'allineamento, il colore, insomma la spaziatura, tutti i classici parametri del testo. Non solo, se facciamo clic su avanzate si apre un intero pannello dedicato al testo, una mini timeline nella quale possiamo decidere di spostare i singoli elementi, mostrarli, nasconderli, farli apparire in un certo momento della clip. Abbiamo ancora più possibilità, possiamo aggiungere una casella di testo, possiamo aggiungere anche un'immagine, vedete, facendo clic qua in cima, aggiungere anche una forma, insomma. Anche qui possiamo accedere ai preset, abbiamo la possibilità anche di animare il testo, come potete vedere qui. Insomma, abbiamo tantissime funzionalità a nostra disposizione. Passiamo alla voce transizione. Naturalmente qui abbiamo le transizioni da applicare alle nostre clip, e come potete vedere sono davvero tante, sono oltre 230, e per applicarla noi non facciamo altro che tenere schiacciato e trascinarla sulle nostre clip, fare play e la transizione viene applicata. Naturalmente possiamo scegliere, impostare la durata della transizione tenendo cliccato e scorrendo a sinistra o a destra, e poi vedete sono presenti anche dei cuoricini che ci permettono di segnare magari le transizioni che usiamo di più e che verranno raccolte in questa voce qui, favoriti. Naturalmente poi cliccando qui su Wondershare Film Stock abbiamo la possibilità di accedere a tantissimi altri elementi, sia per quanto riguarda i titoli, che le transizioni, che gli effetti, che è il pannello che vediamo adesso, e che è inerente appunto a tutta una serie di effetti applicabili alle nostre clip. E magari prendiamo questo cattivo segnale TV, lo applichiamo, magari lo vogliamo applicato a queste tre clip. Accorciamo in modo, ecco, poi questo naturalmente abbiamo anche i link magnetici, ora non mi ricordo come si definisce, comunque abbiamo l'assistente che ci permette di, vedete, appena si avvicina un taglio presente nella timeline mentre stiamo muovendo una clip, si aggancia ed è molto comodo, una funzione davvero molto comoda che apprezzo in tutti i programmi di editing video. Dicevo, vedete l'effetto applicato, quindi possiamo sia agire come un livello di regolazione sotto tutte le clip, oppure lo prendiamo e lo applichiamo direttamente all'interno di una clip. Poi anche qui, come dicevo, cliccando su Wondershare Film Stock abbiamo la possibilità di accedere a tanti altri contenuti. Nel pannello elementi invece abbiamo tutta una serie di elementi grafici da aggiungere volendo alle nostre clip per dare quel tocco in più, no? Noi non facciamo altro che selezionarlo, trascinarlo sulla timeline e il gioco è fatto, come possiamo vedere. Naturalmente si possono diminuire le dimensioni, alterarle, eccetera, eccetera. E poi anche in questo caso, facendo doppio clic, entriamo nel pannello per effettuare modifiche relative alle dimensioni, eccetera, eccetera, oppure come abbiamo visto prima il keyframing, se volessimo, mettiamo il caso, ingrandirlo, facciamo che agire sulla voce scala, insomma ragazzi abbiamo veramente tantissime possibilità in un programma comunque abbastanza semplice da usare. L'ultima funzione, split screen, è davvero molto comoda perché ci permette di creare rapidamente un effetto a schermo diviso. Noi non facciamo altro che scegliere la nostra visualizzazione split screen, la importiamo nella timeline e andiamo ad aggiungere i nostri video, le nostre clip direttamente qui nel pannello monitor di anteprima. E in men che non si dica, fatto lo split screen. Certo, ora va molto a scatti perché abbiamo 4 clip. Poi naturalmente se facciamo doppio clic sullo split screen,
scusate, avanzate, presumo, dovrebbe aprirsi, esatto, eccolo qua, si apre una piccola timeline dove possiamo agire sulla durata delle clip, oppure in quale momento vogliamo vedere iniziare una clip. Se io porto questa clip qui in fondo, è chiaro che se faccio play, questa mi parte nel momento in cui compare sulla timeline. Possiamo accorciarle, insomma abbiamo un controllo totale. Anche qui possiamo animare, correggere il colore, insomma ragazzi abbiamo infinite possibilità. Poi una volta che il nostro video è pronto, una volta che siamo soddisfatti, non facciamo altro che cliccare qui in alto su esporta e si apre così il pannello di esportazione. Pannello di esportazione che ha tutta una serie di possibilità. Possiamo esportare il nostro video pensandolo come un MP4, un AVI, un MOV, eccetera eccetera, andando poi ad agire anche sulle singole impostazioni. Qui per ogni formato che scegliamo ci vengono mostrate non solo le impostazioni relative a risoluzione, frequenza di fotogrammi eccetera eccetera, ma anche la dimensione finale del file che avremo e la sua durata. E cliccando su impostazioni possiamo andare a modificare tutto, il codec, appunto risoluzione, fotogrammi, la frequenza dei bit, più è alta più la qualità sarà alta del nostro video, ma chiaramente più grandi saranno le dimensioni. Infatti vedete, ho alzato il bitrate e sono aumentate le dimensioni finali ipotizzate del nostro video. Se poi invece clicchiamo su dispositivo possiamo andare a esportare il nostro video pensandolo appositamente per il supporto sul quale sarà riprodotto: PlayStation 4, smartphone più in generale, Apple TV, iPad eccetera eccetera. Possiamo anche, volendo, accendendo con le nostre credenziali di YouTube, caricare direttamente il video su YouTube oppure su Vimeo, oppure ancora esportare pensando a un DVD. Quindi anche qui ragazzi il pannello di esportazione ci consente di avere una soluzione a tutte le nostre esigenze. Bene ragazzi, allora questa era una rapida panoramica di questo programma di editing video Filmora Wondershare. In descrizione al video vi lascio un link per provare gratis questo programma. Spero che questo video sia stato utile come breve infarinatura di questo programma, che ritengo molto valido a una prima vista. Una cosa che manca e che mi avrebbe fatto comodo eventualmente, almeno io non li ho trovati, la presenza degli elementi come vettorscopio, monitor a forma d'onda, per avere un maggiore controllo diciamo sull'immagine. Però mi rendo conto che questo è un programma che si rivolge soprattutto a chi è alle prime armi e che troverà sicuramente un valido alleato in questo Filmora. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre della visione e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!